Ciao, io sono Enzo, benvenuti sul canale Passione Moto. Ebbene sì, oggi una bellissima sorpresa. Vi ho tagliato tutta la parte, diciamo, eccola là la sorpresa in travista, Vi ho tagliato la parte, diciamo, più noiosa del percorso e iniziamo da di qua. Godetevi queste bellissime immagini di questa bella strada, anche se l'asfalto non è, diciamo, eccezionale, però insomma guardate che si porta a un posto molto molto famoso. Ebbene sì, la vedete là, che si innalza, spicca, domina la montagna. Dietro c'è mia moglie che parla e non è collegata, comunque se sentite qualcosa come se fosse una radio, è lei che parla. Un altro bel tornantino, questo sì che mi piace, questo da fare in prima però. E vai, questo era proprio tosto. Per gli appassionati delle pieghe, ecco qua la strada ideale, ma purtroppo anche per gli appassionati delle pieghe l'asfalto non è ideale, perché si volerebbe pieno di bracciolino e spaccature, quindi non è bellissimo ragazzi, ma non è neanche facile, scivola, guardate qua un tondino in piena curva. Queste sono le cose negative di questa strada. Per il resto, niente male, Tombini in piena curva, però va bene. Il trenino che porta su, bellissimo, bellissimo. A quanto pare è una peculiarità di questa strada, i tombini sono in ogni dove, specialmente nelle curve. Qua, tombino. Adesso ci salutiamo nello specchio. Ciao. Ciclisti, ma anche quest'ora no, deve essere a casa a mangiare quest'ora ciclisti. No, motociclisti devono viaggiare in questo orario qua, perché si suda di più. In teoria saremmo arrivati, in pratica non lo so. Proviamo a salire. Sì. Quindi dice che siamo arrivati. Eccola qua, guardate, è impressionante, veramente bella. Mi fermo qua. Ah, stupendo. Cerchiamo parcheggio. Upla. Vabbè, ero fermo qui, Chiamo parcheggio. Il parcheggio qua ce n'è tanto che ne vogliamo. Oh, guardate cos'è questo spettacolo di piazza, monumento, fantastico. Bello, bello, bello. Ora noi ci mettiamo all'ombra.
Quanti gradini ci sono? 131, 5 piani a piedi. È un semicerchio, 5 minuti a destra e 5 a sinistra. Ok.